Oggi ragazzi ci troviamo un altro giorno qui al villaggio di Natale dell'Eur. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Questo perché? Perché ragazzi oggi, come avete visto dal titolo, oggi ci troviamo sempre qui al villaggio di Natale dell'Eur. C'è un sole esagerato, esageratissimo raga, e infatti oggi andremo a chiedere ad alcune persone tre parole per rovinare il pranzo di Natale e soprattutto anche qual è stato il pranzo o la vigilia di Natale peggiore che hanno passato. Ma iniziamo subitissimo, ma ovviamente non prima che, come al solito già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentare e fa tutto questo che dovete fare sempre. Dai, che andiamo a vedere cosa ne pensano gli altri. E soprattutto ragazzi, voi commentate qua sotto nei commenti, commentate con tre parole come rovinare il pranzo o la vigilia di Natale. Fatemi sapere, sfogate tutta la vostra fantasia, scrivetelo qua sotto nei commenti. La vostra peggiore vigilia o cena o pranzo di Natale che avete passato, qual è stata secondo che avete passato? Che anno, forse. Cioè che ti è successo? Stavamo da soli, cioè eravamo solo due parenti, dico, quindi non era bello. E quindi è una certa, vi siete rotte a una certa. Sì. Dovete rovinare la vigilia o il pranzo di Natale con tre parole. Come lo fate? Con tre parole. C'è qualcuno che si è dimagrita, invece si è ingrassata. Ok, tu invece? Sono incinta. Mi piace, dovete dirmi il vostro Natale o vigilia di Natale peggiore che vi è successa. Ho preso il Covid. E vabbè, quello un po' tutti, diciamo. Oltre a quello? Meno male, non metto niente, sinceramente. Sempre felice, divertenti sono state le vostre vite. Tutti un po' noiosi queste. Ecco, tutti un po' noiosi. E quindi il Grinch vi ha visto e vi vuole. Vi ha assoldato per rovinare la vostra vigilia o pranzo di Natale con tre parole. Come lo fate? Odio il Natale. E ci piace, quello ci piace sempre. Ditemi ragazzi, la vostra vigilia o pranzo di Natale peggiore che avete fatto, la più noiosa, quindi qualcosa che vi è successo. Ok, comincio io. Allora, stavamo cucinando io e mio zio e mio zio per sbaglio ha fatto cascare la carne. Ok. E quindi alla fine abbiamo risolto andando al supermercato e comprando il cibo pronto. Ci piace, mi piace. Tu invece, ti è successo qualcosa? Sì, sono sempre da sola, unica ragazzina, quindi... Ah, sei l'unica ragazza in tutta la famiglia, diciamo. Sì, proprio unica bambina, ragazzina. Che bello, grande divertimento. E quindi ragazzi, il Grinch vi ha visto e vi ha arruolato per rovinare il pranzo, la cena di Natale con sole tre parole però. Cosa dite? Cattivo Natale a tutti. Ok, mi piace. Solitudine a tutti quanti. Come? Solitudine a tutti quanti. Solitudine a tutti quanti, raga, mi piace. Allora ragazzi, ci dovete dire la vostra vigilia o pranzo di Natale peggiore che avete passato. Madre mia. Peggiore. Vale. La peggiore, certo. Io, guarda, stato sempre fortunato, però in una rovesciata una bottiglia di vino, fece un casino tutta la tavola zuppa di hai rovesciato una bottiglia di vino? Sì, è stata però... la prima volta che l'ho presentata ai miei genitori. Sì. Ok, sì, bello, subito figuraccia. Mi piace, anche al Grinch piace e vi ha arruolato per rovinare il pranzo o il pranzo di Natale con tre parole. Come lo fate? Vai. Come lo fate? Lo facciamo con tre parole, tipo la mia suocera lo fa meglio. Bravo, mi piace, mi piace. Tu invece come la vuoi rovinare il pranzo di Natale? La mia madrina è una stronza. No, il nostro pranzo o vigilia di Natale peggiore che vi è successa? Allora, peggiore è difficile perché io sono di Napoli, non sono di... Ok. Quindi ogni Natale lo passiamo dalla nonna. L'unico Natale, sì, che il peggiore della mia vita è stato quando sono andata a una festa e il cibo faceva schifo. Gliel'hai detto?
No, vabbè, mica vado da. Hai mangiato e state zitta, diciamo. Non l'ho mangiato. Non l'hai neanche mangiato, vabbè. Tu invece, te mi è successa? Più che altro con un piatto particolare. Era Natale di 2 anni fa. Mia zia ha preso delle ostriche. E non è che erano tanto buone. Hai fatto come a Gubbio, diciamo. Sì, sei cagato sotto. No, no, però io l'ho detto che non erano buone. Non si è offesa? No. No, vabbè, pure se si offende un panino. Un panino, sì, sì. Tu invece ti è successa? La stessa cosa sua, cibo proprio peloso e non ho detto niente. Anzi, da dove venite voi? Io sto qua a Roma, diciamo. Ok, voi invece da? Sì, Napoli. Da Napoli, è strano, a Napoli che succedono queste cose. Se mangia bene, io sapevo che se mangiava no, bene. No, capita, però capita. Capita dovunque. La pescheria magari. Ha fatto il furbo a fare. Sì, sì. Senti, al Grinch piacciono queste storie e vi ha assoldato per rovinare il pranzo di Natale con 3 parole. Però come lo fa? Bene. Beh, come lo fate con 3 parole a rovinare il pranzo di Natale? Cotechino. No, 3 parole. Cotechino basta e avanza. Cotechino basta e avanza. Per te invece? Nomi di 3 parenti che odio. Ci piace, ragazzi. Le vicini fastidiosi rompiscatole. Ditemi la vostra cena di la vigilia o pranzo di Natale peggiore che vi è successa. Quando i parenti litigano e te stai in mezzo e non sai che fare, tipo. Bello, mi piace il prezzemolo in mezzo. Esatto. Bello, bello. Tu invece? Stessa situazione, quando i parenti litigano e tu stai in mezzo e non te devi andare perché giustamente non è casa tua. Beh, le famiglie molto pacifiche ci piacciono. Invece anche al Grinch piace, infatti vi ha arruolato per rovinare il pranzo di Natale con 3 parole. Come lo fate? 3 parole. 3 parole per rovinare il pranzo di Natale. Mi sto annoiando? Ho sonno? Bravo, quelle sono 2 ma vanno bene lo stesso. Per tu invece come lo fai con 3 parole? Sono tuo padre. A chi lo dici? A tuo fratello. Mi è un po' strana come situazione. Poi invece, ragazzi, scrivete anche voi nei commenti qua sotto come rovinate il pranzo di Natale con 3 parole. Mi raccomando, vediamo chi è il più astuto, diciamo, il più rovina famiglie. Mi raccomando, noi invece ci vediamo, ragazzi, al prossimo video e iscrivetevi al canale Sciocari!